la Laguna di Venezia. Un ambiente unico, in cui sono presenti fianco a fianco incredibili ambienti naturali e patrimoni architettonici sparsi in decine di isole. Con i suoi 550 km quadrati di superficie, è una delle lagune più estese d'Europa, un'area umida composta da ambienti sommersi ed emersi abitati da molte specie animali e vegetali, alcune delle quali rare e protette. Il ciclico crescere e calare della marea vivifica le basse acque della laguna, profonde in media a meno di un metro, che si insinuano in un labirinto di basse superfici erbose chiamate barene. Le barene sono uno degli ambienti più caratteristici della laguna. Solcate da sinuosi canali detti ghebi, vengono periodicamente sommerse dalle alte maree più elevate e sono coperte da particolari erbe e piccoli arbusti alofili, che crescono cioè in presenza di terreni ricchi di sale. Molte barene confinano con una fascia di fondale dove l'acqua è molto bassa, la velma, generalmente priva di vegetazione e che emerge con le maree più basse. Le velme lasciano infine spazio ai bassi fondi, i tratti di fondale lagunare permanentemente sommersi. Infine, il paesaggio lagunare non sarebbe lo stesso senza la bellezza delle barene. Questi sono solo alcuni esempi dei molti benefici che le barene portano all'uomo, contribuendo al benessere di chi frequenta la laguna e al buono stato dell'economia locale. Le barene rappresentano un patrimonio collettivo che va difeso. Purtroppo, infatti, questo patrimonio rischia di sparire. La superficie delle barene è diminuita di più del 70% nell'ultimo secolo, a causa di un processo di erosione diffusa che sta lentamente trasformando la laguna in un braccio di mare. A prescindere dai limiti, è fondamentale rallentare ogni volta ci si renda conto che le onde prodotte dalla nostra barca possono danneggiare i bordi delle barene e disturbare gli animali, in particolare le covate durante la primavera e le persone. Insomma, in un ambiente delicato come la laguna, è la sensibilità dei nostri comportamenti individuali che fa la differenza. Il messaggio finale di Life Vimine è questo. Solamente se ciascuno di noi comprende la bellezza e il valore del territorio lagunare e dà il suo contributo, anche piccolo, per difenderlo e rispettarlo, sarà possibile conservare il bene comune che sono le barene.